dolore è talmente lancinante, disumano, assurdo, insensato, perché non c'è niente di sensato in questa vicenda. Ci vedono e ci minacciano, Mi hanno minacciato soprattutto a me, se non ti facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto a tuo fratello. Davide, che gli ha fatto capire che in quel momento era più uomo di lui, Davide gli ha detto: io non voglio avere niente a che fare con te e scappo. Siamo vittime anche noi, nostro malgrado, seppur Davide sia il protagonista di questa assurda e drammatica vicenda. Il nome del popolo italiano dichiara Passaracco Nicolò responsabile dei reati ascritti e prolungando la pena di anni 20 e mesi 4 di reclusione. Non abbiamo vinto in realtà, però almeno la giustizia ha fatto il suo corso. Nessuna sentenza ci darà indietro Davide. Un po' di giustizia è stata fatta. Purtroppo indietro non si può tornare. Allora, Alessandro, ciao. C'è anche il papà di Davide, Massimiliano Ferrerio. Buongiorno. L'avvocato Gallo in studio. Allora, buongiorno. Ciao Ale. Buongiorno Eleonora, allora, buongiorno a tutto lo studio. Ciao. Mi date la possibilità, poiché abbiamo preparato questa serie di filmati, per raccontare la giornata di venerdì. È stata una giornata intensa, fatta anche di tanta paura, parole pesantissime, aggressioni anche fisiche, una denuncia che è partita immediatamente, anche perché siete stati scortati di fatto dalle forze dell'ordine proprio per la paura di quanto e di quello che poteva accadervi. Siete stati aggrediti dalla famiglia di quello che è stato definito di fatto il colpevole e è stato condannato a 20 anni e 4 mesi. Allora, mandiamo in onda questi filmati. Ale, posso continuare a mandarli? Perché è utile, certo, capire, sì, sì, quello che vi hanno fatto, fuori dal tribunale di Crotone. Certo, certo. Ci vedono e ci minacciano, Ti facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto a tuo fratello, ed è gravissimo, gravissimo, perché questo denota che famiglia è. Cioè, nessun segno di pentimento, nessun segno di rimorso. Davide, che gli ha fatto capire che in quel momento era più uomo di lui, Davide gli ha detto: io non voglio avere niente a che fare con te e scappo. Quindi, se un ragazzo si comporta così, è perché non voglio avere discussioni, non voglio avere niente. Ma il passalacqua come l'ha interpretato questo gesto? L'ha interpretato come un gesto di codardia. Io adesso arrivo e te la faccio vedere io. Il passalacqua gli ha sferrato con una violenza inaudita, lo sappiamo tutti, 3 pugni, ha ridotto Davide in quello stato là. Il passalacqua, dopo aver fatto questa cosa orribile, crudele, se n'è andata a mangiare i cornetti. E anche il figlio di Giusy e di Massimiliano, Alessandro, è stato minacciato. Guardate. Se
se non era per le forze dell'ordine noi non stavamo qua, certo. Perché hanno minacciato soprattutto a me, se non ti facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto a tuo fratello, e l'hanno dovuto tenere lo zio, hanno dovuto intervenire decine di forze dell'ordine per, diciamo, spegnere e arginare questa furia nei miei confronti, capito? Che io sono, cioè, la vittima è Davide, ma io sono il fratello della vittima, quindi siamo vittime anche noi, nostro malgrado, seppur Davide sia il protagonista di questa assurda e drammatica vicenda. E ha dimostrato di essere più uomo Davide, molto più uomo e più dignitoso rispetto a lui, perché Davide non ci voleva avere niente a che fare. E invece lui, nella sua subcultura, ha interpretato questo gesto, ce l'hanno detto, come un segno di codardia. E io cosa devo fare allora? Tu scappi, sei un codardo, non mi affronti, io sono l'uomo. Adesso ti faccio vedere io che ti combino. Oddio. Posso dire una cosa? Attimi di tensione, poco prima della sentenza. Adesso mandiamo il resto, dimmi, avvocato. Io volevo ringraziare, a parte le forze dell'ordine, ma ringraziare questa trasmissione, perché c'è stata vicino da sempre. E quella mattina, grazie al lavoro che voi avete fatto, ma che ha fatto anche Luca Bugliarello, perché insomma era lì che cercava di tenere, ha dato una garanzia a noi anche di tranquillità, perché c'è stata una tensione mostruosa. La prima colpa che davano alla famiglia era quella di essere andati in televisione e quindi di aver reso questa storia talmente nota, tanto da provocare anche nel paese una sorta di condanna civile nei confronti di questi. E questo lo devo dire, che in questo il servizio pubblico, la RAI, è stata ma veramente una cosa che a noi ha dato un grande aiuto, le forze dell'ordine, il giudice, poi dando questa sentenza esemplare, ma la vicinanza che ha avuto, lo devo dire, è tua e di tutta la RAI, è stata una cosa che a me ha stupito. Quindi avrebbero dovuto subire e tacere. Sì, noi non dovevamo andare a dire nulla. E molto probabilmente, credo di no, questa cosa sarebbe stata presa un pochettino sotto gamba. Alessandro, Massimiliano, volete intervenire? Poi mando gli altri filmati, perché è veramente incredibile quanto è accaduto venerdì. Sì, Eleonora, sia io che mio papà, che mia mamma, che attualmente non è nelle condizioni, diciamo, psicofisiche per sostenere l'intervista, ci associamo a quello che ha detto Fabrizio, le parole che ha detto l'avvocato Gallo. Ringraziamo le forze dell'ordine, la polizia. Perché veramente, se non era per loro, quel giorno lì poteva andare a finire molto male. E quello che è successo venerdì 21 non ha fatto altro che mettere in luce la vera natura di queste persone e mettere a nudo che tipo di soggetti sono. Ecco, volevo solo dire questo. Addirittura pare che sono partite da loro, no? Questa aggressione è partita, sì, da questa mamma famiglia. Mia. Io volevo e chiedere, non soltanto non si pentano, te, non chiedono scusa, sì, ma addirittura aggrediscono. Eleonora, posso chiedere o a te o all'avvocato che cosa è successo all'uomo? In realtà, colui che ha suscitato tutto questo, perché niente, su Facebook, e ha indicato vigliaccamente la vittima, che poi adesso sta in coma e speriamo che si riprenda per miracolo. Ma che fine ha fatto questo signore? Libero. È meravigliosamente indenne, oppure è stato perseguito perché comunque autore assolutamente di questo? Allora, un giudice ha ordinato la sua imputazione, un altro giudice al momento ha detto che non si deve procedere nei suoi confronti, però sia la procura che noi stiamo presentando un appello, una specie di ricorso tra virgolette, per far sì che questo ragazzo venga imputato, perché secondo noi quantomeno per il reato di sostituzione di persona, adescamento di minore. Però andiamo per ordine, sennò a casa allora parliamo della giornata di venerdì, poi raccontiamo anche di questa posizione di questo famoso uomo misterioso 31enne, di cui ovviamente non si può parlare perché la sua posizione è stata archiviata. Guardate, ritorniamo a venerdì. Allora, Alessandro, Massimiliano,
Che cosa è successo? Poi siete stati portati a Bologna, scortati? Venerdì? Esattamente, esattamente. Abbiamo richiesto la scorta. Dopo quello che è successo, dopo i fatti accaduti venerdì, è successo che non hanno fatto altro che venire a provocare, a venire a fare la loro passeggiatina lì davanti. Allora io non ci ho visto più, perché io provo una vera e propria repulsione nei confronti di questi soggetti che non hanno mai dimostrato un pentimento. Non solo, postano video in cui scrivono libertà per Nicolò, giustizia deve essere fatta, Nicolò sarà libero, e allora io non ci ho visto più. Come li ho visti, ho provato una grande repulsione, gli ho detto semplicemente, come si vede dai video, di andare via, e gli ho detto vai via, perché tu lo vai già a trovare quando è in prigione, non serve a niente che vieni qui e provochi. E questo, cos'è successo? La ragazzina, che è la cugina di Nicolò, ha chiamato il padre, ha chiamato la madre, il padre soprattutto si è scagliato nei miei confronti e me l'ha proprio detto: io ammazzo anche te. Mia madre gli ha detto: ma basta, cosa volete, cioè, avete già ammazzato un figlio, e beh, qual è il problema, adesso ti ammazziamo l'altro. E lì è stato veramente terribile. Io sono poi andato a sporgere immediatamente la denuncia per minacce di morte, e poi ho fatto richiesta della scorta, che tutto il giorno, che ringrazio caldamente, e tutto il giorno ci ha scortato fino all'aeroporto, fino a quando non abbiamo preso il nostro aereo e siamo ritornati a Bologna. Erano sempre loro, perché loro hanno minacciato tutti e tre, no? Te, ma anche tua mamma. Soprattutto me. Io ero il vero oggetto, diciamo, delle minacce. Sì. Perché io sono stato alla fine quello che è stato minacciato di morte. E ce l'avevano con me. Forse perché, come dicevo venerdì, sono quello che ci ha messo più la faccia in questa vicenda. Se è un reato minacciare di morte, chi minaccia di morte va preso e messo in sicurezza. Io sono perché sono persone senza scrupoli, non hanno scrupoli e non si fanno problemi ad ammazzare le persone, ecco. È da stamattina che continuano a dire che poi davanti a certe cose. Comunque il guaio è che noi pensiamo sempre che siano i giovani intemperanti, poi non ci rendiamo conto che se la torta riesce male perché c'è anche qualche altro ingrediente della pasta che non funziona. Se dei genitori che dovrebbero partecipare al dolore di una famiglia che è nel lutto davanti a una prova del genere non riescono ad avere la sensibilità di un minimo di partecipazione affettiva, che cosa possiamo aspettarci che crescano poi da dei ragazzi che respirano questa violenza? E questo vale per questa famiglia, ma vale anche per i ragazzi che hanno ammazzato la povera Marzia, cioè bambini che crescono sentendo che il branco fa respirare loro la violenza. È un qualche cosa di spaventoso questo. Allora, adesso vediamo la sentenza. Che cosa spinge ad aggredire in questa maniera davanti a tutte le forze dell'ordine, davanti alle telecamere, senza paura, senza quel senso, no, di impunità, no? Che agisce senza, cioè incurante di quello che accade intorno. Prima qualcuno ha usato il termine subcultura, è proprio questo, cioè il mostrare di fronte a tutti, ancora di più le telecamere, che io nonostante tutto sono forte e posso farti del male. Questo ovviamente crea un'atmosfera di terrore ulteriore, e questo ovviamente di fronte a una famiglia di un certo tipo può rappresentare una maniera per farsi valere. Purtroppo queste subculture esistono, e allora per cercare di eliminare fenomeni di questo genere servono delle risposte, in modo tale che poi il meccanismo non venga gratificato da episodi del genere. Mm-hmm. E, Alessandro, Massimiliano, vediamo dunque che cosa ha detto Giusy, la mamma, davanti alla sentenza di condanna. Rito abbreviato. Ha accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero, ha accolto le richieste della parte civile. Non servirà a lenire il dolore immenso, insensato, che ci sta dilaniando, perché ovviamente nessuna sentenza ci darà indietro Davide, perché purtroppo si trova lì in quel letto inerme. Poteva tutto evitare quella maledetta sera lì, e bastava veramente poco, e
bastava che si fermasse. Però purtroppo indietro non si può tornare e dobbiamo fare i conti con quello che è questo presente, che per noi da quella maledetta sera è drammatico e ci vede convivere senza più, come diceva mia madre, Davide. Un po' di giustizia è stata fatta. Un po' di giustizia però è stata fatta. Ho sempre amato venire in questa città. Il mare, per me questa città andavo al mare a giocare in spiaggia a calcio con mio fratello, e prima mentre guardavo il mare, e anche solo il pensiero mi fa commuovere, perché dico, io non ci potrò più venire a giocare con Davide e non so neanche se ci potrò mai più tornare tranquillamente come prima, anzi sicuramente non più, e quindi questo, tutto questo non fa altro che dilaniarmi ulteriormente. Detto in aula, è chiaro. Mamma mia. E se non c'era la TV, allora, speravo in una pena minore. Consideriamo questi 20 anni e 4 mesi, dice tua mamma Alessandro, un po' di giustizia è stata fatta. Beh, effettivamente è una condanna importante. Una condanna esemplare. Sì, ricordiamo che con 2/3 di pena, sì, però si parla di tentato omicidio. Nonostante le condizioni di Davide oggi siano gravissime, perché è in coma irreversibile. E so che fra l'altro in aula avete anche mandato un video delle condizioni fisiche di come si trova Davide in ospedale, su quel letto di ospedale. Io le ho viste, quelle immagini. E quello ha fatto un grande effetto, sia sul, sul giudice. Alessandro, che... sì, quelle, vuole parlare anche Massimiliano? Sì, sì, poi passo la parola a papà. Sicuramente il video, l'aver fatto vedere il video prima... che parlassero le parti civili, sicuramente ha suscitato grande, come posso dire, un sentimento molto forte, che perché Davide si trova in una condizione, tu stessa Eleonora l'hai vista, terribile, disperata, e chiaramente, come dicevate, la pena è esemplare, perché 20 anni e 4 mesi per tentato omicidio è una condanna molto elevata, però non potrà mai, ci tengo a sottolinearlo anch'io, lenire il dolore dovuto all'assenza di mio fratello, assenza che non ancora tutt'oggi non riusciamo a capacitarcene, perché il modus, il tutto quello come è avvenuto, quella maledetta sera lì, il mio fratello che poveretto, un cucciolo, perché lo chiamavo così ogni tanto, e si è ritrovato da solo contro 5-6 bestie, un ragazzo per bene, un ragazzo di sani principi, un ragazzo che gli ha pure dato la possibilità a questo passalacqua, scappando mio fratello, gli ha voluto far significare, gli ha voluto far, sì, ma io non c'entro niente, ma lasciami in pace, e lui poteva avere quei 10-15 secondi di mente fredda che gli avrebbero fatto dire ma aspetta, ma non è lui, oppure ma aspetta, anche se lui, ma sta scappando, perché devo infierire così tanto? Invece niente, lui era accecato dall'odio. Ma perché era accecato dall'odio? Era accecato dall'odio perché doveva dimostrare alla mamma della ragazzina che scusate, c'è mia mamma in sottofondo, doveva dimostrare alla ragazzina, alla madre della ragazzina, quanto ci tenesse alla figlia. E io, che sono un ragazzo di sani principi e di sani valori, così come lo siamo molti di noi, mio fratello, la gente in studio, io penso che se io voglio conquistare una ragazza la porto al cinema, la porto al ristorante, la porto, che ne so, le regalo dei fiori, dei cioccolatini, ma di certo non mi metto ad ammazzare il rivale, che poi rivale non era. E quindi questo dimostra veramente una subcultura, esatto, un termine che avevo utilizzato io, ma neanche una disumanità che veramente a volte mi fa dire ma... è vero o è vero, è finzione o realtà quello che sto vivendo, perché è una cosa assurda, è una cosa assurda. Quello che è sempre emerso... Non so se vuole aggiungere qualcosa a mio padre. Massimiliano, se vuoi intervenire tu, intanto mandiamo questo filmato, perché... No, volevo dire che... Dimmi Massimiliano. No, volevo dire che veramente... è una cosa che non si riesce a spiegare, perché... perché io, sì, ho due figli e io con Davide ho sempre avuto un rapporto particolare, perché condividevamo le stesse passioni, insomma,
è difficile da spiegare, ma io quando vado non posso fare neanche più certe strade, perché mi vengono in mente le cose che facevo con Davide, Madonna, quando andavamo, insomma... Io sono anche un arbitro di calcio, e allora Davide veniva, mi faceva le foto, mi dava dei suggerimenti, le volte che siamo andati allo stadio insieme, insomma, io certe cose non riesco più a farle come prima, perché sento proprio che mi manca, cioè non riesco a fare, mi manca, cioè io dentro sono morto, cioè sono qui, ma non... Non riesco a concepire, capito, che possano esistere certe creature così diaboliche che non hanno nessun fine se non distruggere delle persone innocenti, ecco. Basta. Posso dire una parola a questo papà? Sì, prego. Signor Massimiliano, io da prete le vorrei dire, nessuno le toglierà il dolore che le hanno causato. Allora, c'è la mamma, scusami Don Bruno un attimo, prego. Fammi mandare questa intercettazione perché c'è la mamma che sta male, mandiamo questa intercettazione, grazie. A quel giudice lo faccio rimanere a bocca aperta, gli faccio un discorso. Lui ha tutti i diritti di parlare. Che discorso? Che discorso? Uno che mi ha fatto passare come un delinquente in tutto il mondo, non solo in Italia. Ci sta la gente che si prende a pistolettate e non l'arrestate. No, gli dici la verità. Io con un pugno mi hanno arrestato. Ma per quale motivo mi avete messo in carcere, signor giudice? Per difendere una minorenne. Perché la mamma è un magistrato, mi avete arrestato. Perché se era successo con un altro ragazzo, non era successo niente. Poi mi trovo qua. Non gli puoi dire per una... perché là... Per difendere una minorenne, gli devi dire. Per difendere una ragazza. Minorenne. Però ho visto già che il secondo giorno che ero qui dentro non ne valeva la pena. Che dobbiamo fare? Adesso mi trovo qua come un... senza sapere il fatto che è successo. Ho capito che il ragazzo è in coma. Ci ha rimesso pure perché non c'entra niente. Io gli ho detto che tu sei disposto a chiedere scusa alla madre, anche se la madre non le accetterà. Ma non si rendono conto. Non si rendono conto di quello che fanno, perché quando questo ragazzo dice se non era figlio di un magistrato, se era un ragazzo qualsiasi, non sarebbe successo tutto questo. Questo indica proprio cosa c'hanno in testa, perché secondo me tutta l'aggressione di venerdì è stata perché loro la vedono così. C'è stato un errore, uno sbaglio fra ragazzi, uno ha dato un pugno a un altro che non la è così grave. La zia è più perfida, Enrica, la zia è più perfida perché dice tu l'hai fatto per difendere una ragazza, no, una minorenne devi dire, non cioè, una ragazza, questa... una minorenne. Però nella testa cioè, di questa mette famiglia... in bocca, gli mette in bocca una falsità per tirarlo fuori dalle peste. Ma nella testa di questa famiglia non è grave quello che ha fatto il ragazzo, questa sua condotta. E il fatto che se la siano presa perché c'erano le telecamere, perché c'erano i giornalisti, sta ad indicare un'omertà di fondo che deve sparire dalla coscienza civica del nostro paese, perché anche questa è omertà. Il male non si deve dire perché così continuiamo a perpetuarlo e ci difendiamo. Questo è non solo immorale, ma è antisociale, perché questo distrugge il tessuto sociale. E io vorrei in questo momento, se ci sta sentendo, dire al papà di questo ragazzo che è in coma, il signor Massimiliano, nessuno le restituisce la pace per quello che è capitato nella vostra famiglia, ma abbia la coscienza, davvero la coscienza limpida, di aver cresciuto una bella famiglia con due bravi figli. E si vede. E allora davanti ai cittadini, davanti a Dio, per me che credo, lei davvero vada con la faccia alta insieme a sua moglie, perché avete avuto il grande merito di allevare due uomini veri, non due violenti o due persone che fanno del male agli altri. E di questo credo tutta l'Italia con me in questo momento le stia battendo moralmente state le mani. State avendo tanta solidarietà e vicinanza da tutti, anche sui nostri social. Sapete che noi vi siamo sempre stati vicini, Alessandro, Massimiliano, però ecco, c'è proprio tanto pubblico, tante persone a casa che ci hanno guardato in questi mesi, che veramente esprimono tutta la loro affetto, vicinanza, solidarietà per quanto è accaduto nella vostra famiglia. Quello che è successo a Davide purtroppo poteva succedere anche a qualche altro ragazzo. Forse se pensassero che è come se un missile gli fosse caduto sulla testa, allora, come un, no?
Massimiliano. Forse si lenisce un po' il dolore pensando fosse una cosa folle. Ma che cosa folle? No. Quello è andato con un tirapugno, ma quale folle? No, no, secondo te però, cercare di togliersi dal cuore folle il dolore. Gli danno 20 anni, quello è andato lì con un tirapugni per ammazzare qualcuno, poi gli è capitato sotto Davide e hanno... Sto dicendo che se io genitore, Davide. Se io genitore penso a quello che è successo, guarda, nei dettagli è terribile. Sono degli autoinganni. Autoinganni, esatto. Ad una cosa del genere non c'è nessuna spiegazione. Autoingannarsi e dirsi è caduta una pietra dal cielo. Massimiliano e Alessandro, che cosa volete dire in questa giornata dopo questa sentenza? Che cosa vi sentite insomma di dichiarare anche di fronte poi a quelle minacce che continuano ad arrivarti? Ma io mi sento di dire in primis appunto ringrazio te personalmente Leonora, perché ci hai messo sempre la faccia, ti sei presa sempre sin dall'inizio, hai avuto una grande cura per questo caso così drammatico e così insensato, assurdo. Ecco, prima è stato detto un razzo in testa. No, perché non possiamo far finta di quello che è successo. Davide è stato ammazzato senza alcun motivo. Davide è stato ammazzato semplicemente perché si trovava lì e c'è stato questo pazzo che, accecato dall'odio, l'ha di fatti... E il vigliacco. Gli ha stroncato la vita. È un vigliacco, ricordiamoci, semplicemente noi è un vigliacco terribile, sì, poi vigliacco. Sarà libero, per carità, nessuna legge lo perseguirà, ma la sua vigliaccheria lo perseguiterà per tutta la vita, perché ha sulla coscienza una distruzione della famiglia e quel povero ragazzo che giace e anche la legge deve fare se vi il posso corso, dire una cosa che non ho detto a nessuno. Quel giorno lì io ho cercato anche un dialogo con lui, era in un momento di pausa dell'udienza e mi sono avvicinato alla cella in cui stava, chiaramente protetto dalle polizia penitenziaria, e mi sono avvicinato, semplicemente gli ho detto, dico guarda, tu potresti essere mio fratello, perché dico io ho 5 anni in più di te. Dico, ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Tu ti rendi conto che, dico, per difendere l'onore poi, ma che onore parliamo? Per un messaggio, per un sei bellissima, hai ammazzato mio fratello, così. E hai agito con una crudeltà, con una disumanità che, dico, ma neanche un orso, che adesso va di moda a parlare di orsi e mi fermo lì, avrebbe mai utilizzato. E dico, ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? E poi me ne sono andato. E lui, durante tutto il dialogo, che è durato 30 secondi, ha tenuto lo sguardo basso. E se la prima volta mi ha sorriso in faccia, forse come segno di scherno, questa volta ha tenuto un profilo basso che mi ha fatto capire che sì, forse ho capito veramente di aver fatto una cavolata. Io non voglio scuse, noi non accetteremo mai scuse, perdono, non mi interessa niente, però ci tenevo a dire questo. Perché resterà la storia per essere uno dei crimini più assurdi di tutta la storia, secondo me, degli ultimi anni. Perché il caso di Davide... È dell'incredibile ed è giusto che se ne parli, ed è giusto che se ne parli e che non vada nell'oblio, ecco. Ecco, grazie. Allora, io ringrazio voi, ringrazio la vostra famiglia per l'esempio che state dando, e anche di estrema forza, estrema dignità in questo dolore assurdo, che veramente non avrà mai fine per voi. La condanna peggiore è stata fatta a voi, alla vostra famiglia. Da una parte c'è una soddisfazione per il percorso giudiziario che è arrivata questa condanna a 20 anni, però nulla potrà far ritornare le cose come prima. Indietro non si può andare. Il passato non si può cambiare. Possiamo cercare però di combattere in questo presente e di non dimenticare mai che Davide in questo momento si trova sul letto di ospedale
la situazione è gravissima e per cui veramente ogni giorno da adesso in poi sappiate che le luci rimarranno accese delle nostre telecamere, della RAI. Non vi abbandoneremo perché è sbagliato, no? È sbagliato dimenticarsi di casi di questo genere. Accendere i riflettori su minacce pesantissime che voi state subendo ancora, nonostante quello che vi è successo. È il nostro dovere, il nostro compito, e nella nostra deontologia professionale, ma anche nella nostra anima, e nel nostro cuore. Grazie. Grazie Alessandro, grazie Massimiliano, a voi. E dai un abbraccio alla tua grazie. Mamma. Grazie, grazie. Grazie per quello che, per la vostra vicinanza, grazie per la vostra solidarietà e grazie per quello che, per l'aiuto che ci avete dato, ecco, grazie. Mi permetti, grazie Eleonora, a voi. Grazie. Di fare una domanda al dottor Martinotti? Dimmi. Se mi permetti. No, prego. Al volo. Quando ho detto il razzo in testa, il meteorite così, come autoinganno, può funzionare sul dolore interno? Non ma che può cosa funzionare. Vuoi che non funzioni? Guarda, ma che, scusami Enrico, no, perdonami, ma un dolore, ma ti rendi non, conto di quello che no, stanno vivendo? No, autoingannarsi, hai capito? Ma che cosa vuoi che si inganni una madre? Ma Enrico, ma stavo chiedendo se potesse lenire... No, quello che può aiutare è provare a... cioè quello che loro stanno facendo... Che, ma magari... tu pensi che ci sia una spiegazione per allentare il dolore di una madre? È una cosa... Tu che sei madre, Enrico, una roba del genere di quello fatto, che è successo? Il fatto che ci sia una condanna esemplare che forse... tutto questo aiuti a smontare sì, la subcultura, questo può dare un senso all'esperienza, ma un senso di certo non sarà un qualcosa di restitutivo. E le luci bisogna tenerle accese forse anche quando ci sarà il processo d'appello. Forse una preghiera, giusto, può allentare il fatto di credere in qualcosa, di credere in Dio, di allievamento. Però non c'è... Non è facile. Secondo me non c'è una soluzione davanti che cercava un'altra cosa assurda per lenire il dolore. Allora, grazie ancora e avvocato, grazie a te. Grazie ancora a voi. Aspettiamo questo ricorso che fate, no? Assolutamente. Dobbiamo continuare a combattere soprattutto per Davide, perché noi portiamo sulle spalle, oltre il dolore della famiglia, portiamo sulle spalle la sofferenza di Davide che io conoscevo sin da bambino. Grazie veramente a tutti.